In compagnia di Edoardo De Blasio, membro della direzione nazionale del Partito Liberale, su Libre TV, insomma, l'abbiamo già intervistato, lo conosciamo, e gli chiediamo anche lui ovviamente il significato della presenza in questo evento. Ma la presenza di tutto il mondo liberale qua di fronte alla RAI oggi pomeriggio, qui a Viale Mazzini, non soltanto perché stiamo manifestando contemporaneamente anche a Milano e a Pescara per oggi, ma la nostra ambizione è quella ogni mese di continuare questa protesta di fronte alle sedi RAI in più possibili comuni d'Italia, quindi ci aspettiamo da qua a Natale arrivare a completare tutte e 20 le regioni, è quella senz'altro di portare avanti una vecchia battaglia del mondo liberale, anche degli amici radicali, ripresa anche da tutti quanti noi, che è quella di dire stop alla RAI. Stop alla RAI in quanto non soltanto carrozzone statale, diciamo luogo di clientele e parcheggio di amici e parenti della politica. Stop alla RAI è anche stop al canone, perché è una tassa che gli italiani non sopportano, un po' per quanto riguarda i compensi dei dirigenti RAI, un po' per quanto riguarda gli sprechi della RAI come tipico esemplare e forse macro re dei contenitori delle società nazionali, e anche per dire in effetti una cosa altrettanto importante, che la TV di Stato, appunto, che nei costi è tendenzialmente pubblica, nella gestione privata. Privata da chi? Privata dai partiti politici. I soliti vecchi, pochi, grandi partiti monopolizzano e gestiscono l'informazione, o meglio quella che io definisco la disinformazione nazionale. Ecco quindi che questa battaglia e questa azione politica di oggi, che può sembrare l'ultimo dei problemi del Paese oggi rispetto a tanti altri gravi problemi, in realtà secondo me e anche secondo noi è la principale, perché è dall'informazione del Paese che si crea il consenso di un gruppo politico, la visibilità di un gruppo politico che possa fare il bene del Paese, della Nazione o anche della propria comunità. Grazie Edoardo De Blasio.